Allora, con Maesano, autore del gol della Cireale, che cosa, del pareggio della squadra granata, che cosa hai provato sull'1-1? Sicuramente un'emozione indescrivibile, dato che è stato il mio primo gol in Serie D. Quello che posso dire è che abbiamo fatto una grandissima prestazione e merita anche la squadra avversaria che ci ha messo molto in difficoltà. Ma noi siamo stati bravi a reagire anche con un po' di fortuna. Chi lo dedichi questo gol? Ma sicuramente la mia famiglia e i ragazzi che mi hanno sostenuto fin dall'inizio, è il mister Marra. Che messaggio lanciamo ai politici e alla società? Noi pensiamo a fare il nostro, allenarci bene e fare le partite come queste che abbiamo fatto oggi. E i politici penseranno a fare il loro dovere. Con mister Marra un pareggio, il terzo consecutivo per continuare a sperare. Sì, diciamo che questo pareggio è più amaro degli altri due, perché diciamo che con la Gelbison il pareggio era stato giusto, con il Sambiase è una partita condizionata dalla nostra espulsione, anche se avevamo mancato parecchie occasioni, mentre oggi vedo che il pareggio ci lascia un po' l'amaro in bocca, perché per quello che abbiamo visto in campo i ragazzi meritavano la vittoria. Ecco, mister, noi abbiamo detto anche in cronaca diretta, domani è rimasta l'ultima scialuppa. Lei, da buon comandante, la prende o rimane a bordo? No, io rimango a bordo con la speranza che ci saranno anche i ragazzi. La mia speranza è questa, perché comunque è un lavoro che da settembre abbiamo intrapreso tra mille difficoltà, con giocatori che ogni settimana arrivano, chi va via, e non è facile tenere un blocco di squadra. Queste sono 3 settimane che ci lavoro con questi ragazzi. È un peccato adesso, perché questa squadra potrebbe avere un futuro importante perché ha tanti giovani, cioè dei giocatori esperti con tanta voglia di aiutare i giovani, e questo mi agevola il lavoro. Perciò ripeto, se qualcuno pensa al bene della Cireale deve fare di tutto per non far scappare questi ragazzi. Ecco, ritornando un po' alla cronaca della partita, la Cireale vista oggi qui alla Simonetta Lamberti non sembra una Cireale afflitto da una miriade di problemi societari. Mi sembrava una società, una squadra tranquilla, ben messa in campo, che ha mantenuto il terreno, ha chiuso ogni spazio, ha pressato moltissimo e ha avuto tantissime occasioni. Sì, diciamo che è una nostra costante questa qui, di giocare, di cercare di imporre il nostro gioco e anche di, ahimè, di sbagliare tante occasioni. È un peccato, perché questa squadra, se concretizzasse almeno il 50% di quello che produce, credo che starebbe in zona tranquilla, non di questa qua che ci troviamo adesso. Ripeto, hanno grossi margini di miglioramento questa squadra. È un peccato che magari da domani lasciano andare questi giocatori. Ecco, mister, quando l'ha visto la palla in rete, messa a segno appunto da Maesano, che cosa, una curiosità, cosa è venuto a sussurrargli all'orecchio? Mi ha fatto gli auguri perché oggi è il mio compleanno e insieme ai ragazzi sono venuti a dirmi che quello era il regalo che magari mi facevano. Io sono contento, me l'hanno fatto a me, ma l'hanno fatto soprattutto a loro, con la speranza che qualcuno vede quello che fanno questi ragazzi. Mister, cosa si augura di trovare sotto l'albero di Natale? Questi ragazzi e continuare a lavorare con la massima serenità. Bene, in compagnia del direttore sportivo della Cavese, Tonino Simonetti. Direttore, allora la Cavese vista oggi non è una Cavese male, ma non è una Cavese che ancora le appartiene. Assolutamente no, devo dire la verità, mi aspettavo un debutto diverso perché, diciamo la verità, io mi porto questa nomea di vincente e quindi ereditare una situazione del genere è un po' complicato, però la società d'accordo con me interverremo sul mercato dove cercheremo di prendere i giocatori giusti, perché io ho visto una squadra che, ma quella che mi è dispiaciuta di più, al di là del gioco che può esserci noi, ma la mancanza di cattiveria agonistica, quella voglia di salvarsi, sai che devono avere le squadre che magari sono impegnate per la lotta per non retrocedere. Quindi mi aspettavo un po' di agonismo in più da parte dei miei, però è chiaro che c'è da fare un lavoro enorme. Se ti dovessi dare un giudizio sulla partita di oggi, beh, devo fare i complimenti alla Cireale perché è una squadra che gioca veramente un bel calcio. Complimenti a Marra,
Noi purtroppo non siamo ancora al completo, quindi mancano delle pedine importanti. Stiamo cercando in 2 o 3 giorni di fare qualche accorgimento che poi, diciamo, deve valere la salvezza della Gavese. Poi l'anno prossimo partiremo per un progetto importante, un progetto vincente. Quindi io colgo l'occasione di fare anche gli auguri di Natale a tutti i siciliani, perché poi è una terra dove io ho avuto tanti giocatori, ragazzi veramente che non mollavano mai, e quindi questo serve da esempio. Credo che la Gavese deve voltare pagina, se si vuole salvare deve buttare il cuore oltre l'ostacolo, perché io dico sempre, quando c'è una carenza tecnica bisogna metterci l'agonismo, la voglia. Però tutto sommato adesso siamo subentrati, quindi c'è il tempo per lavorare e per fare bene. Abbiamo tutto ancora tutto il girone di ritorno. Con i nuovi innesti sicuramente vedremo un'altra Gavese, questo senza dubbio.